dal PD sul futuro dell'agricoltura, come diciamo con l'assessore regionale Barbagallo, si parla anche di floricoltura. Sul piatto in questo momento ci sono gli estimi catastali, l'IMU a Sanremo che presenta moltissimo appunto per i terreni. Come Commissione Agricoltura su cosa state lavorando? Allora, come Commissione Agricoltura stiamo lavorando su parecchie cose, ad esempio sulla semplificazione, che è importante. Per quanto riguarda la nostra zona, il registro degli oli, l'aumento da 200 kg a 250 kg di uso per autoconsumo, questo è importante, ed è stato un emendamento molto sofferto perché il governo non sentiva di aumentare la quota per vari motivi. Poi per quanto riguarda diciamo i controlli alle aziende, a volte sono le aziende che sono sottoposte durante l'anno a 10-12 controlli magari da enti diversi che controllano sempre la stessa cosa. Invece si è cercato di semplificare, di fare magari 3 controlli all'anno, poi se vediamo che questa azienda lavora bene cerchiamo di allungare i tempi da un controllo all'altro e quindi di semplificare un attimo anche lo stare tra virgolette addosso alle aziende che sono diciamo che lavorano bene e con correttezza. E diciamo che adesso abbiamo un disegno di legge importante, l'articolo 91, e poi ci sarà il collegato al patto al collegato agricoltura per il patto di stabilità, e anche lì abbiamo semplificazione per la burocrazia. Poi per quanto riguarda i lavoratori, le aziende che assumono per i dipendenti a tempo determinato per almeno 3 anni, una semplificazione e un pagamento sull'IRAP inferiore a quello che potrebbe essere per le tasse. Insomma, c'è tanta carne al fuoco. Adesso martedì scadono gli emendamenti, quindi presenteremo il disegno di legge e andiamo a lavorare. Insomma, che questa commissione sta lavorando al Senato e abbiamo lavorato anche in collaborazione per quanto riguarda la commissione agricoltura alla Camera.